L'armata ricognitiva e i marleiani uniscono le forze. L'obiettivo è lo stesso per tutti: fermare Eren. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento al capitolo 127 dell'Attacco dei Giganti. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Questo capitolo dell'Attacco dei Giganti porta come titolo La Notte della Fine. Ci siamo! Questo capitolo sembra proprio essere la vigilia di una grande lotta che porterà questo manga alla sua conclusione. Protagonisti di questo capitolo sono i membri dell'alleanza che si è da poco formata. Abbiamo due gruppi che hanno unito le forze. Questi due gruppi sono capitanati dal comandante Anji e dal generale Theomagath. Abbiamo quindi i membri dell'armata ricognitiva che uniscono le forze ai marleiani. Nonostante il loro forte odio, i due gruppi decidono di unire le forze per impedire a Eren di eliminare la gente al di fuori di Paradise Island. La maggior parte del capitolo è dedicata al discorso che fanno i membri di questa alleanza attorno al fuoco. A differenza dei tre precedenti capitoli, dove abbiamo visto il susseguirsi degli eventi e il raduno dei personaggi avvenire in maniera fin troppo veloce, questo capitolo invece sembra rallentare. In questo capitolo molto spazio viene dedicato al tipo di rapporto che esiste tra i vari personaggi e soprattutto al rapporto tra i membri dei due gruppi. Senza dubbio è stato un capitolo necessario perché ogni personaggio doveva chiarire la propria posizione e l'assenza di un chiarimento sarebbe sembrata innaturale. Nei capitoli precedenti ci era sembrato infatti discutibile l'assenza di un dialogo da parte dei membri dell'armata ricognitiva con Annie. Questo capitolo invece se ne occupa. Non si parla solo di Annie, ma anche di Reiner. Soprattutto vengono riaperte le ferite di Jean e Reiner per quanto riguarda Marco. Finalmente Jean può affrontare il responsabile della morte del suo amico, mentre Reiner può una volta per tutte esprimere il suo dolore di fronte a coloro a cui ha fatto del male in passato. Tra di loro provano tutti odio, quello che è successo in passato non si cancella, ma tutti insieme possono unire le forze per impedire che altro dolore venga fatto provare al prossimo. Tutti sono infatti uniti da un obiettivo comune: fermare Eren. Nessuno vuole la distruzione dell'umanità al di fuori di Paradise Island e per raggiungere questo obiettivo bisogna fermare Eren. Come potevamo immaginare, Armin e Mikasa non hanno alcuna intenzione di uccidere Eren. Entrambi credono ancora che l'amico possa ritornare sui propri passi e prendere un'altra decisione. L'eventualità più brutta alla quale potevamo assistere con la lettura di questo capitolo sarebbe potuta essere la totale assenza di dialoghi su quello che è successo in passato o l'unione dei membri dell'alleanza come se nulla fosse mai accaduto. Questo capitolo invece non cade in questo errore, mette al primo posto i problemi di tutti. Il ruolo di Yelena è fondamentale perché ad uno tira fuori i risentimenti di tutti dando in questo modo l'occasione al lettore di scoprire la reazione dei personaggi. I dialoghi di Jean si dimostrano essere molto umani, non si preoccupa di dire quello che pensa, evidenzia l'ipocrisia di Magath e scatta dopo aver sentito le parole di Reiner. L'astio tra Mikasa ed Annie viene mantenuto, nel capitolo precedente non si accennava a nulla, ma in questo vediamo Mikasa sul punto di affrontare Annie. Gabi continua ancora a mettersi nel mezzo, dispiaciuta per tutto quello che è successo fino ad oggi. Il suo più grande desiderio è quello di unire le forze e porre fine a tutta questa storia. Nell'aria si respira il conflitto interiore di tutti i personaggi e tutto questo riesce ad accrescere la drammaticità degli eventi che stanno accadendo. Esprimi tramite i commenti le tue opinioni e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video dedicati all'Attacco dei Giganti. Sul sito del NIF Team è possibile trovare la traduzione dei capitoli pubblicati mensilmente in Giappone. In descrizione trovi il link al sito. Se quest'opera ti piace, acquisti i volumi della
L'attacco dei giganti, già pubblicati in Italia da Panini Comics. Il capitolo 127 si dimostra un capitolo con poca azione e molti dialoghi, un capitolo necessario affinché il lettore possa non solo comprendere il pensiero dei personaggi, ma anche immedesimarsi in essi. Riuscire a immaginare il finale di questo manga è difficile. Sarà un lieto fine o un finale drammatico? Il manga è sempre stato molto duro. Non sono mai mancate le morti di personaggi importanti e il fallimento di molte operazioni. Riusciranno a fermare Eren parlandogli? O Eren è destinato a morire per la causa? Una cosa è certa. Forse alla fine la gente fuori da Paradise Island si salverà, ma numerosi Eldiani e Marleyani non sopravviveranno. Lo stesso Eren, alla fine della storia, potrebbe non farcela. Potrebbe morire nel tentativo di realizzare il suo obiettivo, oppure sacrificarsi per salvare il popolo degli Eldiani. È difficile prevedere i prossimi sviluppi, perché non è di certo un manga in cui possiamo dare per scontato il lieto fine. Già alla fine di questo capitolo la situazione preannuncia un primo scontro tra questa alleanza e la fazione di Eren. Pare proprio che nei prossimi capitoli l'antagonista principale sarà Flock. Nella scena finale di questo capitolo abbiamo i personaggi che si dirigono verso il porto dove Kiyomi e Azumabito li sta aspettando. Sebbene l'alleanza abbia ancora dei dubbi sulla reale intenzione degli Azumabito, Enji e il generale Magat non hanno altra scelta che fidarsi di loro, poiché sono gli unici che hanno i mezzi di trasporto in grado di condurli a Eren. La situazione però non è così semplice. Flock attacca il porto e prende così in ostaggio Kiyomi. L'alleanza quindi non potrà utilizzare facilmente l'aereo. Mentre si stanno dirigendo al porto, il gigante carro, dopo essere stato a sorvegliare l'area, ritorna e avvisa Magat e tutti gli altri che la fazione Eren ha preso il controllo del porto. I nemici indossano l'equipaggiamento di manovra tridimensionale e sono pronti a combattere. Nel prossimo capitolo dunque dovremmo assistere a questo scontro tra i membri dell'alleanza e la fazione di Eren, capitanata da Flock che ha preso il controllo del porto. Non bisogna dimenticare però che al momento l'alleanza che si è formata può contare sulla potenza di ben 5 titani. Possiedono infatti il gigante carro, il gigante femmina, il gigante corazzato, il gigante colossale e il gigante mascella. Gli altri giganti che mancano all'appello sono il gigante bestia posseduto da Zeke e il gigante d'assalto, martello e progenitore, che li ha tutti e tre Eren. È giunto il momento di affrontare Flock, dopodiché la storia si dirigerà verso la battaglia che ci porterà alla conclusione della guerra e alla fine tanto attesa del manga. Con questo è tutto, se questo video ti è piaciuto metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sull'attacco dei giganti.